Per capire come la nazione ha reagito al lockdown e come reagirà alle successive fasi che ci riporteranno alla normalità, NLX e Here Technologies offrono City Analytics, mappa di mobilità. Semplice, dinamica e accessibile a tutti in forma gratuita, la mappa interattiva permette di visualizzare come variano 6 indicatori chiave nel tempo. La variazione del numero dei movimenti e dei chilometri percorsi, la distribuzione e la variazione dei flussi in entrata e in uscita, permette inoltre di analizzarne l'evoluzione nel tempo e rispetto alla media di gennaio, periodo che possiamo considerare di normalità. È possibile selezionare, oltre all'intera nazione, una regione, una provincia o un comune per vedere come variano gli indicatori. Per i primi 2 indicatori, tanto più il blu è intenso, quanto maggiore è la diminuzione registrata rispetto a gennaio. Più l'area assume una colorazione viola chiaro, più l'indicatore si avvicina ai valori di normalità e se diventa rosa è addirittura aumentato. Le aree in cui il blu è più scuro possono essere prese come esempio virtuoso, con una popolazione attenta a seguire le policy di contenimento e quindi potrebbero essere le più virtuose anche nelle fasi successive. Le analisi della distribuzione e della variazione dei flussi in entrata e in uscita danno invece una vista delle principali relazioni tra aree limitrofe. Durante il periodo di ripresa, conoscere i principali punti di ingresso e uscita permette di concentrare con maggiore efficienza le risorse dedicate ai controlli di mobilità e di verificare quotidianamente gli impatti delle misure applicate per un riscontro tempestivo e completo. Oltre alla mappa, NLX offre alle pubbliche amministrazioni la possibilità di registrarsi a Urban ed accedere ad ulteriori informazioni. In quest'area è possibile fruire di un dato ulteriore, ovvero le matrici di origine e destinazione dei flussi tra città e regioni. È possibile sia scaricare direttamente i dati che visualizzarli. Nella prima matrice, selezionando la tua città, potrai verificare come si ripartiscono i flussi in uscita e in entrata sul territorio nazionale. Nella seconda matrice, una volta individuata la tua regione sulla parte sinistra della matrice, potrai facilmente individuare i riquadri rossi, che indicano le regioni verso i quali si sono ripartiti il maggior numero dei flussi in uscita, e puoi avere il dettaglio della provenienza e della destinazione interregionale per il periodo di tempo selezionato. In caso di ulteriori interrogativi, ti invitiamo a consultare le risposte alle domande più frequenti o a contattarci. NLX è con te, ora più che mai.